Ah, lo posso mettere? Sì. Ragazzi, vediamo cosa dite in chat. Non siete cattivi, mi offendo, poi ci mando male. Ragazzi, più siete cattivi, meglio è. No, sto scherzando. Dai, Oh, dai, però dai, c'è una bella voce scrivi un già. po' tu. Scrivi un po' tu. Scrivo? Sì. Vado? Sì. Zalando? No. Cosa? Faceva. No. Perché? Ancora, Joseph. È il contrario, mi sa. Ancora È il contrario. con la Y. È vero, c'è la Z al posto della Y. Prima la Z c'è la Y. Dov'è la Z? Non lo so. Ok, O. Prima YouTube. Joseph. Perché c'è la Y? Vai. Ok. Ok, nella chat l'hanno indovinato, eh. Joseph. Cadillac. Caca, Barella 2006. Eccola. Chi è che questo nome? Questo? Sì. Raga, prima di rasarmi settimana scorsa ero così, eh. Aveva i capelli. Ah, adesso non hai i capelli? Eh no, sono rasato. Ah, ho fatto la voce. Fila per amarti, oddio, stavolta mi sfida una voce di grazie. Oddio, aspetta. In fondo non ci siamo perdonati mai. Tu chiedi a me, conosci solamente i guai. Fila per amarti, mi dicevi vai. I tatuaggi possono solo coprire le verità nascoste che non hai da dire. Le spalle che ho scoperto non difenderai. Tra i 23 niente di che, c'è per me il cuore che fa male, perché non so che il tempo aspetterà. Dopo di te solo cliché, inizia il temporale, per non andare via di qua. Facevi più rumore di una Cadillac, nascondersi nel buio della mia città. Stanotte non ti chiederò se finirà. Gine e paprika. La pioggia sopra i tetti che rumore fa. Regalami il silenzio per l'eternità. Non parlerò alla luna se poi finirò. Gine e paprika. In fondo non ci siamo liberati mai. Le cose che forse non rifarei, la notte a giudicarmi non finirà mai. Non hai nient'altro che mi vorresti dire, ti aspetto sotto casa prima di impazzire. Stringimi fino a che non mi perderai, mi perderai. Tra 23 niente di che, non ci fa male, perché non so che tempo smetterà. Inizia il temporale, per non andare via di qua. Facevi più rumore di una Cadillac, nascondersi nel buio della mia città. Stanotte non ti chiederò se finirà. Gine e paprika. La pioggia sopra i tetti che rumore fa. Regalami il silenzio per l'eternità. Non parlerò ma non è una se poi finirò. Gine e paprika. Gine e paprika.
sapevamo. Sarà immobile. E la maratona avete già fatto? No, no, non ancora, abbiamo appena iniziato la maratona. Abbiamo iniziato lunedì sera e durerà almeno minimo questa settimana. Complimenti ragazzi. Ci scambiamo sempre, siamo a tutta la start. Facciamo un po' testa, cioè anche la notte soprattutto, fino a mattina belle. Guarda, 2 giorni fa l'occasione di incontrare la madre di mettere qua anche 24 ore di vita a parlare, però veramente ci sono passati perché sono legato molto a mamma, non c'è sempre un modo di vedere la madre, una madre che non può andare. Sì. Comunque, perché ti spaccia i numeri di telefono? Cioè, ragazzi, i numeri di telefono in chat non sono veri, quindi comprendete, no? Perché devi dire cavolate? Hanno scritto qualcosa? Ma devi scrivere quali sono? Non lo so. Non lo so. Sincero. E quando donano cosa succede? Esce una canzone. Ah, ok. Come primo. Era e quello è il risultato? Quello è blu, sì. E quello è rosa è... E quanto manca? Quello rosa è quello fatto. Ok. È già fatto, quello è blu che deve essere fatto. Ok. Non ho capito, questo l'ho scoperto pure io adesso. Zio Josef ha capito, no? Non so, non si neanche allora. Volete raccontarci qualcos'altro di voi? Qualcosa... Come vi siete conosciuti? Voi siete conosciuti? Noi siamo conosciuti su un'applicazione che si chiama... Ah, ok, esatto. Ok. Mamma, quindi l'anno scorso in quarantena. Esatto, praticamente. Ma da quell'applicazione in realtà un po' legato, c'è anche a livello musicale. Sì. Perché è l'unico modo che c'è di canto. Per conoscere gente. Per conoscere gente, per fare musica. In America facciamo dei concerti da sopra. Justin Bieber la parte. Sì, non sapevo questo. E quindi ognuno portava la propria musica là, considerava che non c'è mai. Anche altri. Ciao Domenico. Se mi vedi. Ciao Dome. Ciao Dome. Vabbè, lui già fa. È lui. Eh beh sì, beh, abitudini. Cioè, magari al contrario. Voi siete la parte di me. No, io in realtà no, perché vabbè, ho iniziato nel 2014 a fare la fotomodella, quindi okay. Macchine fotografiche, eccetera. E poi quest'anno anche in tarda sono entrata e ho preso questo rapporto con i social. Cioè, diciamo, usavo maggiormente Instagram prima, okay. Rispetto a TikTok. Facevo video su TikTok, ma non nasco come... Ok. Voi ragazzi? Per me è indifferente, ormai ci ho fatto la chiusura. Okay. Io faccio anche YouTube, quindi... Cioè, avete già fatto delle esperienze di tutti? Io ok. Ho fatto roba, io sono entrato sui social a 21 anni, adesso ne ho 22, quindi sono a 21 e mezzo. Io sono all'inizio, ho avuto un boom. Cioè io ho finito la scuola, ho lavorato in ufficio con mia mamma, poi ho lavorato un anno e mezzo a McDonald's, poi si è comprato il bambino e poi ho avuto il boom su TikTok. Io sono stato fortunato che il primo video che ho messo mi aveva fatto 1.300.000 e quindi mi sono ritrovato tipo subito 30-40.000 follower dopo un giorno, mi sono fomentato e ho continuato a fare video e poi ho capito che era più bello. E cosa vorreste fare da grande? Cioè, social cosa vorreste fare? Io l'attore. Fotografo. Però io ne ho un botto. Nel senso, io comunque anche i social non vorrei mai lasciare. No, io intendo. No, congelato, ovviamente sì, attore. Se me la
qualche anno fa ti avrei detto che calciatore, perché vado pazzo per il calcio. Però ultimamente, dato che ho cambiato strada, ho iniziato con i social, eccetera, ho lasciato un po' il calcio. Ma tu fai il calcio? Sì, è la mia passione più grande. Videomaker, eccetera? Facevo qualcosina, sì. Facevo perché avevo anche tempo fa un canale YouTube, poi l'ho chiuso, e... però me la cavicchio molto molto meglio con la fotografia. Seguo sì. Molto lo stile americano, quindi... Amico di oggi, come si invece tu, tipo, le foto le fai scure o chiare? Cioè come preferisci? Allora, la mia particolarità è che sono daltonico, quindi faccio a cavolo, nel senso... Sì, esatto, non faccio a caso. Sì, sì, ho visto qualche video che... Deuteronomalia, Nesse, Deuteronomalia, ok, ciao, questo qua. Praticamente per me il giallo e marrone, il rosa e grigio. Per me il rosa non so cos'è, i pastelli non so cos'è. Lo vedi? Questo qua è rosso scuro, questo lo vedo. Rosso scuro. Quello? Quello è grigio. È blu un po' scuro. Cercando i colori per sì, perché lui mi conosce di più. Questo qua è marrone. Marrone, vede. Grigi? Siete grigio? Se sei rosa, no, è rosa lui. No, è grigio. Ah, ok, sei grigio, ok. Perché è grigio confondo con rosa, quindi molte volte quando è nero, grigio no. Dice, sei no, nero lo vedo. Tipo i miei occhi. Sono verdi? No. Sono blu? Sì. No, sono azzurri. Li vedo grigi. E è che colore li vedi? Marrone. Ah, allora, allora sì. Scuro, quaderno? Sì, questo è grigio. Grigio blu. È tipo questo che colore lo vedi? Qua dove c'è la scritta. Questo. Questa qua. Sta sparra lì. Questa grigia. Davvero? Sì. Quindi tendi a vedere tutto. Tutti i colori e viola, i pastelli non so cosa sono, il fluo non so cosa sono, io vedo il mondo come se non spento. Oddio. Depressione. No, vabbè. No, è la prima volta che mi capita di parlare con una persona. Con una persona. Dopo ci dobbiamo bambini. E il marrone come lo vedi? Il marrone lo vedo marrone. Cioè a me se no mi curiosiscono un botto, raga, io vado. Volevo far vedere delle foto, vabbè, dopo quello che... Adesso mi fisso anch'io, tipo, cerco di capire tutti i colori. Lui nonostante, comunque, come faccio io, infatti vorrei anche portare altro, sinceramente. Invece questo che colore lo vedi? Questo marrone. Ah, è rosso. Quello lo vedo marrone. Anche rosso, quando a volte ripeto. Ma scusa, quindi il colore della pelle lo vedi grigio? Più scuri li vedo, non mi vedo come li vedo, non so come dire. Cioè, no, cioè, mulatto, dico, mi vedo più scuri, abbronzati, cioè, dai, dovete farmi le lampade, dai, top, siamo dei lampadati. Tipo io che sono più scuro tra di voi, sì. No, Denso? Sinceramente Denso? Vedo uguali. Ah, sì? No, voi due li vedo uguali. Ah, ci vedo uguali. Ma poi di che colore lo vedi? Chi? Papà? Più scuro? Non lo so, tu non è mio, nel senso... Nelson ha una carnagione molto scura. Nelson è un ragazzo nigeriano con noi, mi ha detto che il marrone lo distingue. Beh, Nelson è... Sì, è bello, però... Devo vederlo. Pappalapale. No, colori scuri li vedo tutti. Cioè, colori freddi li riconosco. Ah, tutti? Sì. Invece quelli caldi non... Perché domani metto... Quindi domani metto la faia, il pancello blu, i pantaloni verdi, luccicanti. Il mio cane che colore lo vedi? Quale dei tanti? Quello che stava mangiando, che... Marrone? Marroncino, sì. Marrone. Ma tu lo vedi proprio? Io lo vedo marrone. Ma non so che marrone vedi. Cioè è chiaro proprio. Eh no, chiaro no. Allora, quello lì. Dopo ti faccio vedere la mia scala, così capisci. Oddio. Cioè vedi la differenza dei colori. E quindi quando fai le foto tu, cioè cosa succede che... Turismo? Può darsi che in realtà è... Sì, c'è. È marrone, cioè il marrone tu lo vedi giallo. È un modo di dire. Esatto. Poi c'è la tritolomania. Io viaggio su due fattori, deuteronomalia e
Detterolomania. Vai, scrivi okay, Detterolomania. La sua felpa. È vero, la sua felpa. La sua felpa. La vedo blu, scuro. No, dico. Com'è che si fa qua? Tutto drun. Allora, scusate, mi entro un attimo così al volo. Raga, sto facendo un giro di firme, non vi preoccupate che appare in anche in live. Ma non c'è anche quegli occhiali per i daltonici? Sì, ce li ho. Vero? Posso vederli? Ah, quindi li vedi? Poi colori normali. Sì, sì, se li metto, sì. Anch'io leggo se ci metto, se metto gli occhiali. No. Bravo, Mary, così almeno... Non so come si scrive. No, io ce l'ho la scala. Scrivi dentro l'omelia tritono. Ragazzo di lessico che gli aggiungiamo cose. Oh, non ti fa mancare la no, proprio. Ti manca la 104. Ok, no, scusa. Ma c'ho la foto intanto. Sì. Sì, sono io. Sei un po' egocentrico? Ma sì, dai. Wow! Allora. Ciao, raga! Di fare la scala, io. Discolo... Ragazzi, c'è una Bibbia da firmare, ve lo dico. Questo. Io viaggio qua. Fammi vedere. Sì. Questo sei tu? No, io viaggio su questi qua. Okay. Però vedo più sul marrone e grigio. Cioè, tu non vedi i colori proprio? Tipo, e io sono in mezzo, però tendente sul grigio. Però i gialli tu non li vedi proprio. No. Ah, quindi cioè, praticamente tu non vedi i colori, cioè... Accesi. No, tipo i pastelli, okay, che sono in teoria chiari, da quello che pastello. So, pastello, li vedo... pastelli, perché? Li vedo tutti, non sono chiari, cioè non li vedo chiari, cioè colori chiari non li vedo. Ma che si confondereste io, se però... Oddio, fatti! Io scioccata! Io scioccata! Vedi, per me è tutto sul marrone, marrone grigetto, dipende dal colore. Mamma mia. Però con gli occhiali vedi raga, bene. Raga, posso chiedervi un saluto perché tutti a Domenico, per favore. Ciao Domenico! Ciao Domenico! Ciao Domenico! Un bacione, quando modifico le foto perché sono fotografo anche. Alcune volte uso... C'ho due occhiali, quelli per gli schermi, per lo schermo, per il computer, sai, perché hanno un altro display. Okay. E quando devo uscire fuori ho gli altri. Ho fatto anche dei video su TikTok. Che lì vedi... Mi ricordo il libro dell'Out. Ce l'ho chi? Come ti chiami? Antonio Di Fiore. Grazie. Ho il naso ancora tutto chiuso. Vado al volo, guarda, Antonio Di Fiore. Dopo vi seguo tutti, dopo facciamo un video ricordo. Voglio fare un video insieme. Sì, qual è? Allora, sono molto giù. Se io lo volessi fare. Sei pure ripartito? Sì. Fammi faccio vedere. Ma sei molto più gonfio qua ancora. Sì, due settimane. Vabbè. Allora, guarda che gobba. Sì. Ma infatti sai che hai la faccia un po' da gobba? Sì, però hai la faccia un po' da gobba. È vero, no, è vero. Ho fatto il naso da gobba. Ha la faccia da gobba, però in realtà è un bel naso ora. Sì, sai come fa, ma prima... Ovviamente. Vabbè, dici su. Ok, dopo vado a vedere. Dopo facciamo un test sul daltonismo sul profilo, facciamo un video insieme. Okay. Allora, vi faccio una domanda. Siete pronti a giocare a FIFA? Io di più. Te la cavi? No. Più giochi su sparatutto. Però io mi diverto. Fatti giocare lui, fatti giocare lui. Sì, sì. No, ascoltiamo prima no. Eh beh, giustamente. Allora ragazzi, quanti siamo che vi faccio ascoltare Cartagine in anteprima? Posso ascoltare un pezzo di Cartagine? Ci vedete? Vedete? Ditemi se la sentite bene ovviamente, io ve la metto vicino a me che questo no. Sì. Vado. Vai. Non c'era sale, vivo underground. Come se tu fossi messo in strada ripide, non c'è niente più per te. Ma non so neanche. Raga, te lo sentivate bene? Bro, dai, abbiamo anche la live, dobbiamo stare svegli stasera, poi ti addormenti, vai serio. Dopo il gioco. Si sente benissimo, ok. Vai la prossima volta. Vai. Non c'era.
mamma dimmi come, 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 mamma dimmi dove, 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 sulla faccia l'Africa, figlio mio papà, rende di precarietà, se è la tua città, mamma dimmi come, 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 mamma dimmi dove, dove, dove. Cioè, no,
Polonia c'è, quindi c'è anche il Giova a Manchester come da previsioni, a Letty però non sembra di sicuro. Mettiamo i tassi, tu che cosa tiri? Non lo sa neanche lui. Allora, se tu metti alternativo tiri con quadrato. Io sto volando. Ok, quadrato? Passaggio, triangolo, passaggio più grande, cerchio, cross, poi corri con R2. Raga, con 10 anni io cantavo ancora. Hai messo il tasso, hai messo il tasso. Ah. Cos'è un tasso? Un tasso. No, ho messo anche io. Sentirne. Un saluto alla Pierucci Parte e Lele Dani, l'attesa sta per finire, tutto pronto per il calcio d'inizio. Mi aspetto una sfida stellare, c'è campo per lui. Vuole il cucchiaio, ha intuito le intenzioni e ha fermato tutto. Ci stava l'idea del pallonetto, ma il portiere non si è lasciato sorprendere. Ma vai contro lui, no? Per venirmi incontro, vieni incontro e schiaccia il quadrato. Quadrato, Quadrato, eh? Ma veramente lo sta schivando? Attenzione a De Bruyne. Cioè, ottimo il tanto di dare di rigore. Dopo rimessa laterale, dopo il ritiro del difensore. Questo non va. Che non va, raga. Devi schicciare X. Alza la testa e cerca il cross. Attenzione a Foden. Intervento fondamentale. Ha evitato che il pallone entrasse. Questa partita per una pare. Così. Riceve sostegno. Gabriel Jesus. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Ho capito. Rivediamola, la parte finale dell'azione che ha portato al gol. E come vediamo ha affrettato il portiere con questa conclusione da distanza davvero ravvicinata. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. R2. Occhio al City che avanti. Quello. Rodrigo. Che non si muove? Cioè, sta provando. Allora, R2, corsa. Poi lo muovi con questo, e per cambiare giocatore, L1. Ok. Quindi, così provato. Sì. Il tocco per Kyle Walker. Ok. È un giro palla quasi ipnotico questo. Ora. Mares. Grazie. Si accentra. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Si oppone alla conclusione. Ma avete voi? Sceglie il fraseggio. Palo, attenzione, però è ancora buona. Risolve problemi, grande intervento. Cambia il giocatore? Mares. Tentativo precedente vanificato dal palo e poteva essere il gol del più due che avrebbe disegnato nuovi scenari, eh? Magari saranno più fortunati la prossima volta. Perdono palla. Perde il controllo della sfera. Viene palla a caccia dello spazio. Palla giusta per Mares. Intervento provvidenziale, pericolo sventato. Raga, io non so cosa sia la TV, sono sincero. Malinowski. Guardi mai la TV. No, mai vista, mai. Pallone regalato. Non ho un soldo, non c'è niente. Mares. E con questa palla, con questa entrata. Rimessa laterale per il Manchester City. Sale Walker. Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scappato.
piacerebbe vivere uno di questi, però no. Faccio mille cose. Ragazzi, ciao, buona qui la lettura del difensore. Ho visto l'altro giorno un pezzo del vostro incontro con partita. Buono il pallone recuperato. È stato bello. Palla in fallo laterale. Lo vedi? Gabriel Jesus. Pallone recuperato senza problemi qui. E che altro cantante è venuto? Mares. Palla buona per Gabriel Jesus. E con questo sale a 2 oggi, l'impressione che potrebbe trovarne anche altri. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Intercetta il passaggio. Gabriel Jesus. Si butta in avanti. Mares, attenzione a Mares, conclusione da posizione ravvicinata che non entra. Il margine d'errore era minimo, avrebbe dovuto combinare qualcosa di meglio da lì. Tentativo di pressing, attenzione, si fanno portare via la palla, occhio, palla verticale interessante, la controlla bene Foden, tocco sotto elegante che scavalca il portiere. No E dai, è una partita a senso unico, davvero. Aspetta, qua sono tutti scosse, R2 corri veloce, poi quadrato, sale Walker, Joao Cancelo, palla gol per Foden, il difensore è un muro su questo tiro. Com'è che si corre? R2, dov'è R2? Ha spazio davanti a sé. Rompe la marcatura, tiene palla in attesa che si creino gli spazi. Ottimo il tackle in area di rigore, aumentano l'intensità del pressing, non riescono a tenerlo, si fa saltare, attenzione a Foden, azione che sfuma, grande lavoro della difesa. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. C'è il tocco corto. Vuole il cucchiaio. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Altro giro dalla bandierina. Optano per il tocco corto. Palla recuperata, azione interrotta. No. Dormire è uno sport, eh? Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Sono rimasti uguali, pareggio. Pareggio, sotto al tonico, ma i numeri. Sotto la pioggia, pronti per il calcio d'inizio del secondo tempo. Ah, sto sbagliando, raga. Io bionda dentro. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Buono questo passaggio. Ma come cacchio si gira? Prova col tocco da sotto, tiro deviato. Intercetta, attenzione da lì. Attenzione a Gundogan. Ha un gioco tipo Tekken. Va col tocco sotto, non si è fatto sorprendere qui il portiere. Tutto molto bello, il tentativo di pallonetto, soprattutto la risposta del portiere. Nessun dubbio per l'arbitro, sarà calcio di punizione contro il Manchester City. Ah, io? Sì. Ah, vedi? Sì. X. C'è la potenza, ma no. Yaremchuk. Ok. Yarmolenko. Ok. No. Buona qui la lettura del difensore. C'è la possibilità del contropiede. Va via la grande, palla in out, si ripartirà con rinvio dal fondo. Ragazzi,
Eccolo qui, intanto ci viene riproposto il gol segnato in precedenza. Perdono nuovamente palla. Non funziona Spot. Quello molto fisico per il possesso di palla. Vogliamo staccare? Sì, perché bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio. Ha stato palla. Vai. Ci arriva il portiere con riflesso. Sarà calcio d'angolo. Beh, se vuoi mi alleno, mi date una precisione. Poi giochiamo. Infatti. Allora raga, facciamo un gioco con Spot. Guardatelo anche voi con noi e vediamo. Volevo sentirlo. Sono peggio di te l'inglese.
questa? Sai com'è? Non ci vediamo? Ok. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte. No, no, no. Facciamo i Backstreet Boys, dai, siamo in quattro, sì, ci sto. Non li conoscete? Ok, no, zero. Non conoscete i Backstreet Boys? No, io sì. Vedi che è una generazione diversa dalla mia. Vedi, ce l'hai la cantante. Dovrei sentire. Dovrei sentire. Ah, capito. Se non sento, non mai. Chi ne sa adesso queste canzoni? Improvvisiamo, a caso. Io metto una canzone. No, per capelli, facciamo questo gioco. Io metto questa fase. Uso la piastra perché mi fa sentire bene. Mi lascio il naturale. Canta per sentire i miei capelli cambiano sempre, proprio come me. Canta meglio. Cosa fai? Dove si prende cura di tuoi capelli? Non perdere. Dove la nostra usione intensiva. Facciamo questo gioco, raga. Ma lui. No, non sono pronti, eh. Siete pronti a sentirli cantare? No, ragazzi, io ma chi tocca? Come si alza la base qua? Yeah.
c'è nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai. Anche se sesso non è la via dal buco del fondo. E sai, non scappare da qui. Non lasciarmi così. Accetterei anche una bugia e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi, brividi, brividi. Okay. Raga, letteralmente i brividi. Ma non so se l'avete visto su TikTok, tipo c'è un pezzo dove c'è il pezzo dei brividi e tipo c'è il pezzo in inglese, no, a me è partito il pezzo in inglese prima, infatti non so che era... A parte che pensando. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.